Come puoi utilizzare la statistica per la tua azienda o organizzazione per valorizzare i dati che conservi? Benvenuto su Numeri per Decidere, il podcast di Stati Calmo che colma il divario fra una scienza dei numeri temuta, la statistica, e delle realtà di aziende ed organizzazioni. Nella maggior parte dei lavori che ho effettuato, il tutto è partito con una consegna da parte del cliente di dati. E in funzione di tutto ciò che ho visto fino ad oggi, voglio darti qualche linea guida. Documenta i processi dell'ottenimento dei dati, anche se ti sembra ovvio. Fra 5 mesi potrà non sembrare ovvio neppure a te. Questa cosa te la dico più per esperienza personale che con l'esperienza che ho avuto coi clienti. Nel senso, è successo a me, ad esempio in tesi, che non capivo cosa significava il nome di una variabile o come l'avevo ottenuta, come avevo calcolato delle cose, sul perché avevo svolto un certo tipo di algoritmo piuttosto che un altro. Per documentare, intendo dire, ad esempio, scrivere esplicitamente le fonti. Ti do qualche esempio di fonte: il CRM, l'applicazione di contabilità che usi. Nella maggior parte dei casi mi sono capitati fogli di calcolo popolati in varie modalità. Oltre a scrivere esplicitamente le fonti, ti suggerisco caldamente anche di indicare se hai fatto elaborazioni dei dati con quelle fonti. Spiegami anche con collegamenti esterni, quindi link essenzialmente, quali strumenti ha usato per le elaborazioni. Se hai visto qualche mio video su YouTube e hai una vista da aquila di mare testa bianca, avrai notato che in alcuni fogli di calcolo di Google delle celle in alto a destra hanno un triangolo giallo. Significa che lì ho fatto un commento sul come ho ottenuto i dati di quella colonna, ad esempio. Altro suggerimento: rendi i nomi delle colonne parlanti. Nel caso di un questionario, le domande hanno dei codici, tipo Q1, ma il questionario, se fatto a regola d'arte, ha anche una scheda dove spiega a che domanda corrisponde ogni elemento Q. I programmatori alle prime armi chiamano le variabili X, Y, Pippo, Topolino, eccetera. Evitiamo queste cose con me per quanto riguarda i nomi delle colonne. Ti farei buttare tempo, soldi, chiedendoti spiegazioni in almeno una chiamata. Evitiamo anche l'opposto però: frasi come nomi di variabili. Io ho un video su YouTube dove mi sono spinto a 5 parole più dei simboli come nome di una colonna, il che mi ha dato problemi in un altro video, ma su Instagram, e la cosa mi ha portato a riassumere il nome delle colonne. Spiegami, se possibile, le motivazioni dietro dati mancanti. Se ne mancano troppi, non potrò inventarmeli. Detto in maniera più professionale, non potrò fare imputazione. Ad esempio, in tesi mi è successo che cercavo dati di carattere ambientale, quindi come fonte dati ho utilizzato ARPA Lombardia. Peccato che, dopo uno scambio di email, loro degli inquinanti li misuravano solo in determinati mesi perché nei restanti mesi non avevano questa indicazione da parte della regione. Quindi io avevo praticamente un 30-40% di dati mancanti e non me la sono sentita di fare imputazione. L'inventare i dati nella statistica risulta un'arma a doppio taglio. Se fai imputazione, crei più dati, quindi osservazioni, al prezzo di una varianza più artificiale. Quest'ultima può rendere più ottimistico il modello che spiega o ricostruisce la variabile obiettivo. Quindi avresti un modello più artificiale. Se sappiamo spiegare una variabile obiettivo, possiamo capire su quale variabile esplicativa lavorare per ottimizzare la variabile obiettivo. Nel caso più classico, il fatturato. Esistono anche varie sensibilità sul come fare imputazione. Nel senso, qual è il numero massimo in termini percentuali di righe mancanti per poter fare imputazione? Io ad esempio ce l'ho abbastanza basso, del 15% massimo, ma ho visto gente che anche con il 25% non si fa problemi. In questa soglia non è che mi trovo in disaccordo, ma ho proprio una forte ostilità. Ma questo è un altro discorso. Anche perché
personalissima opinione, più si inventa e più controlli bisogna fare. Chiusa parentesi. Capisco che documentare i dati e i processi risulta noioso, ma potrei dire lo stesso per certi metodi della cura del corpo. I risultati, dopo un po' di mesi, fanno pesare meno la cosa. Oppure puoi delegare questa cosa a chi sai ha una personalità a cui non pesa questo tipo di mansione. Ultimo suggerimento, se possibile, crea un minimo di statistiche descrittive per i dati che consegni. Ad esempio, dove avete venduto di più, a chi, inteso come età, località, eccetera, oppure altri tipi di statistiche descrittive. Non ti chiedo cose come il coefficiente di Gini o l'indicatore di Curtosi, ma a me basta semplicemente qualche somma, qualche conteggio per stabilire il livello iniziale di comprensione lato vostro, quindi lato azienda, dei dati che consegnate. Questo episodio effettivamente risulta un po' più breve rispetto agli altri, ma ti assicuro che in questi minuti ho concentrato una serie di indicazioni che a te personalmente potrebbe far risparmiare qualche soldino, ma se applicato ad una platea ad esempio di 3.000 potenziali clienti in Italia possono far risparmiare un sacco di soldi alla società. Quindi se fra 5-8 mesi ripenserai a questo episodio perché ti è tornato utile in delle occasioni, fammelo sapere perché sicuramente mi farà piacere. Ciao e alla prossima!